Si sta in un colloquio al Quirinale, come se uno ci sa stare, non citando casi diciamo, con nome e cognome, ma spiegando la fattispecie. Per noi la fattispecie è la preoccupazione che abbiamo rappresentato al Presidente della Repubblica sul fatto che ci sono alcune forze di governo, non solo di governo, ma nello specifico del governo, che sono chiaramente inaffidabili dal punto di vista di collocamento dell'Italia nell'asse europeo e in quello atlantico. E da questo punto di vista il riferimento per noi è evidente a Forza Italia. Ma voglio dire, aspettategli un mese e incomincerà anche Salvini, ve lo metto per iscritto. Per questo bisogna intervenire sulle bollette rapidissimamente, perché se noi non interveniamo in modo ancora più forte rispetto a quanto fatto dal governo Draghi, quello che succederà è che sempre di più gli italiani vedranno nella causa delle loro angustie un problema di politica estera, abbandoneranno l'Ucraina e a quel punto vi posso mettere per iscritto che Salvini da un lato e Conte dall'altro si uniranno a Berlusconi, perché questa è la linea del populismo italiano di cui questi partiti fanno parte. Voi non vi fidate della formazione, no, niente fiducia, e dell'esperienza, certo, di Tajani? No, ma non è una questione individuale. Quello, la Forza Italia chi decide, Tajani o Berlusconi? La faccio io questa domanda. Cioè nel tempo, secondo lei... No, ma voglio dire, la domanda è retorica, spero. Va bene, grazie. Arrivederci.